sabato decisiva, cioè decisiva, importante, no? Insomma, era fondamentale vincere, al di là del gioco espresso, era veramente troppo, sì, troppo importante conquistare questi tre punti, no? Sì, io penso che dopo un primo tempo un po' contratto sia da parte nostra che da parte loro, nel secondo tempo abbiamo comunque chiuso l'Agragas nella loro metà campo, e anche se abbiamo trovato il vantaggio soltanto all'89esimo, penso che sia stata una vittoria meritata. E l'atteggiamento è quello giusto, è quello di non mollare mai, è quello di sacrificarsi l'uno per l'altro, e questo spero e penso che porti a prossimi risultati. Dicevo importantissima perché insomma vi consente un attimino di, oltre che di respirare, anche di cominciare a intravedere il traguardo salvezza, no? Sì. Eh sì, sono ormai 12 finali, sabato è un altro scontro diretto, abbiamo la salvezza lì a un punto e proprio sabato appunto potremmo raggiungere e passare una settimana nella zona franca, diciamo, della classifica, battendo il Taranto, quindi ogni partita è fondamentale. Tu dici battendo il Taranto, evidentemente quindi l'obiettivo è andare a vincere il Taranto. Senz'altro, è uno scontro diretto, quindi dobbiamo andare lì per vincere. Certo. Certo. Certo, è il gioco delle parti, loro faranno la loro partita e noi faremo la nostra, con intelligenza e con lo spirito e il sacrificio che abbiamo dimostrato sabato. Come procede dopo una decina di giorni, 15 quasi 2 settimane di allenamenti con erba, diciamo, l'assimilazione di determinati movimenti? Ma ti dico che il mister non ha fatto grossi stravolgimenti, cioè soltanto, diciamo, dato degli input a livello anche caratteriale, a livello di approccio alla partita, come si è visto appunto sabato. E comunque col mister poi l'avevamo conosciuto anche, tanti noi l'avevamo conosciuto in ritiro, quindi non si discutono le sue doti di allenatore. Ci ha appunto, ripeto, è incalcato questa mentalità di lottare per il risultato su ogni partita, e si sono visti i frutti, diciamo. Senti, in questo momento, come dicevi giustamente tu, testa bassa e pedalare, no? Insomma, si deve pensare soltanto a provare a ottenere questa salvezza, però guardandoci un po' indietro, insomma, tanti errori sono stati commessi un po' da tutti, probabilmente. Certo. Quali sono, secondo te, gli errori che avete commesso voi calciatori? Vabbè, sicuramente in campo andiamo noi, quindi tutte le vicende che sono state extra campo a noi non ci interessano. Noi siamo pagati per andare in campo e fare il nostro lavoro al meglio. Sicuramente abbiamo anche delle colpe noi su tante prestazioni. Poi è inutile dire la fortuna, la sfortuna, il palo, il non il palo. Secondo me abbiamo la maggior parte delle colpe è la nostra, perché in campo scendiamo noi. Adesso a dirti quali sono proprio specificate le colpe non so risponderti. L'altra volta parlando con il mister diceva, insomma, adesso i ragazzi devono anche capire che, insomma, se siamo in questa posizione di classifica è perché quello che meritiamo fondamentalmente. Vabbè, la... in tutto, no? Insomma, perché precedentemente si è detto che il Taranto probabilmente come qualità non merita questa posizione di classifica, in realtà invece questa è la posizione di classifica, insomma. Allora voglio capire, siete entrati nell'ordine di idee che adesso bisogna magari cercare di mettere qualcosa in più proprio per salvarsi? Ma certo, io sono sempre dell'idea che il rettangolo verde non dice mai bugie, quindi quello che sei in classifica e i punti che hai sono quelli che meriti per le prestazioni che hai fatto in questo anno. Poi è normale che se ti soffermi a guardare la rosa che abbiamo avuto da inizio anno ad oggi, puoi pensare che non deve stare nelle ultime 5-6 posizioni, però quello che abbiamo fatto ad oggi ci porta a stare lì. E senz'altro siamo entrati nell'ottica che dobbiamo salvarci, perché ormai, ripeto, sono 12 finali, mancano 12 partite, e quindi dobbiamo lottare su ogni palla per raggiungere la salvezza, che comunque è lì a un punto. Tornando a te, ce l'hai però, insomma, del terzino, magari non sei troppo portato alla spinta, sei più difensore,
Però le caratteristiche ce l'hai, ti abbiamo visto più volte scendere sulla fascia e oltretutto continua a provarci. Nel primo tempo l'unico mezzo tiro in porta che abbiamo fatto è quello di Basra, che è stato il tuo. Forse è persino adesso il tuo ruolo. Io ti dico la mia, come la penso io, secondo me no, però quello che mi chiedono di fare lo faccio, quindi anche magari se mi paragoni a un Mirko Esposito lo capisci da te qual è il terzino e chi è il difensore. E è normale che poi trovandoti a destra terzino ti adatti alle esigenze che chiede il mister, quindi anche a più discese sulla fascia. E tornando al discorso delle occasioni, purtroppo quest'anno tra pali e parate, sembra che non è l'anno che do fa go. Senti, in generale, al di là della squadra, come giudichi il tuo campionato? Vabbè, io come giudico il mio campionato? Inizialmente non trovo molto spazio, poi io sono molto autocritico con me stesso, no? Secondo me potevo fare di più. Ci sono state prestazioni in cui mi sono piaciuto, altre meno, e comunque rispecchia comunque l'annata della squadra.